italico poteva innalzare verso il cielo le nobili azioni degli italiani. Nel 1400 gli italiani erano grandi, ora non lo sono più. Nessuno si prepererebbe un'altra volta la loro per incornarti guerra, perché oggi si ascolta il computare vuol dire la computisteria, più della poesia, perché oggi conta più un computista, cioè uno che studia la finanza, l'economia, che un poeta, questo vuol dire, perché nel secolo XIX, secolo dell'economia, conta più un computista, uno che studia computisteria, che un altro invece che si dà la poesia. Da il tasto salta all'Alfieri. Si dice che dalla morte del tasto alla fine del 500 non è sotto un uomo grande come l'Alfieri. Non c'è stato più un uomo dignitoso. Ci dispiace che non abbia ricordato la figura del Parigi, almeno del Parigi. Comunque ricorda solo l'Alfieri. Da te si riferisce questo. O tasso, da te o tasso, fino a quest'ora, cioè fino al 1820, non è sorto un uomo o sventurato ingegno, chi lo dice? O tasso, anima sventurata, non è sorto un uomo pari all'idolo nome, cioè che sia stato degno di avere il nome italiano, tranne che uno solo, Vittorio Alfieri. 1749-1803, ricordatevi, erano 17 anni che era morto, quindi non tanto tempo, tranne che uno solo, solo indegno di sua dovanda d'arte. All'Alfieri fu il solo indegno di essere vissuto nell'età dal 1749 al 1803. Gli italiani sono stati vivi. L'unica persona che non era degna di vivere in quel periodo, ma che doveva vivere in un secolo più dignitoso, era proprio Vittorio Alfieri. All'obrogo feroce, i Galli all'obrogo occuparono il Piemonte, si vuol dire allora piemontese fiero, a cui dal polo maschia virtù, non già da questa mia sangue d'arida terra, venne nel petto. Onde privato inerme, memorando ardimento, in sulla scena molte guerre tirate. Al quale, Alfieri, venne nel petto, venne nel cuore, una macchia virtù, lui fu veramente un uomo dignitoso, ecco quando vuol dire macchia virtù. Ma questa sua virilità, questa sua serietà di vita, gli venne dal cielo, non già da questa mia stanca e d'arida terra, non gli venne dalla terra d'Italia, stanca e d'aria. L'Italia non poteva dargli esempi di uomini grandi all'Alfieri. Dunque l'Alfieri è un uomo grande per dono del cielo. Oltre, per cui, privato, cioè sebbene fosse privato cittadino e non un magistrato, non un condottiero, sebbene fosse riservato, coraggio degno di essere ricordato, sulla scena, attraverso il teatro, molte guerre di danni. E qui accenna le tragedie di libertà, ricordate Bruto I, Bruto II per esempio, Virginia per esempio, in cui lui attraverso il teatro vuole risvegliare la coscienza nazionale dell'italiano. Almeno si dia questa misera guerra e questo vano campo, onde all'ire inferme, questo vano campo alle ire inferme del mondo. Attenti al senso di quell'almeno. Se in Italia non si può fare la guerra perché c'è via lo straniero, almeno si faccia la guerra attraverso il teatro. Questo vuol dire contro lo straniero, contro i migranti. Se gli italiani sono così zitti da non prendere le armi perché c'è via lo straniero, almeno ci sia uno che faccia la guerra sulla scena, sul teatro. Almeno si dia questa misera guerra, si conceda questa guerra misera, quale? Quella sulla scena, che è sempre una guerra misera, mica una guerra vera, e si conceda questo campo inutile, campo di battaglia inutile, cioè la scena, a chi si deve concedere? Alle ire deboli del mondo, dice gli italiani. Se gli italiani hanno ire deboli e non sanno combattere contro lo straniero, almeno si conceda loro questa scena, cioè di fare la guerra attraverso il teatro. E il primo, l'Alfieri per primo, e solo
dentro l'arena scese. Si scendeva nell'arena nel teatro antico per rappresentare il teatro. Gli spettacoli avvenivano alla bella, la platea chiamata arena, e lì sorgeva il palcoscenico, la scena. Allora egli per primo e solo scese.